Sono. Allora, Gridlock Mansion, War Machine, Clock Tower e Fuel Depot. Credo Non in... si gioca a canali, Non si attenzione. gioca a canali, no. Non si gioca a canali. Comunque mi chiedono se possono startare, siccome non sono io che comando, penso che sia tu che debba dare il via. Io Boh. do l'ok. Disattivo qualcuno? Io direi che sì, possono partire, ragazzi. Si parte! Allora, glielo scrivo. È una bella mappa questa in gorgo. Su Ingorgo sono molto curioso. Qua ci sono due Power Weapon, Cecchino e Boomshot. Vediamo cosa preferiranno l'uno o l'altro. Inizia. Qua Ok, e si comincia, ragazzi. 5, 4, è 3, anche importante 2. l'ordine di partenza dei singoli player. Io qua lascio a te, lascio Sì. a te. Direi di fare un turno per Un squadra, turno per facciamo. squadra, direi di cominciare dai Aspettiamo KS. un turno l'uno, un turno l'altro. Sì. Attenzione, io sono già crashato, stupendo. Prima Come sei partita già del crashato? giorno, No, quindi sei già butto fuori. crashato. Porco, non ho disattivato Sensation. Adesso lo muto. Chi come mi ha buttato fuori sto gioco di merda? Lo Ecco, evitiamo. amo Entra, sto gioco. rientra, rientra, rientra. Se puoi. No, devo prendere l'invito. Adesso mi faccio invitare. No, ma non mi sente, ragazzi, sono in gruppo loro. Allora. Sei dentro solo te, inizia a parlare te. Arriverò a Ok, breve. allora eccoci infatti. Allora, God Mod sono già sul boomshot. Già i KS si sono buttati immediatamente sul boom. Aia, due a terra, giù. E Grazie. pochi Leo porta già avanti. Siamo sul 4 a 2 per i KS. Finita male. Primo turno per i KS, ragazzi. Pochi Leo con due kill e Brute God Mod con una. Eh Sto rientrando, vediamo se riesco. sì, perché tu sei un po' più esperto, ragazzi. Niente, possibile connettersi a Lost. Aspetto la prossima mappa. Ok. Tutta tua. Ma aspetta che la puoi vedere dalla live comunque, ragazzi. Sì. Ah, giusto. Allora. Però mi sa che è in ritardo, Li vedi in no? ritardo, sì, però. Ai. Attenzione che Stay Linus si fa una doppia. No, uno solo ne ha tirato giù, è riuscito a ressarlo. Arrivano di boom e Brute si fa una doppia. No, 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 aia. Cazzo, sei difficile però. E qua sono ancora i KS, ragazzi. In vantaggio 3 a 1 e distruggono Sintiz. Aiaiaia. Abbiamo ancora. Ah, Godmode ha superato pochi. Che questo round non ha fatto nulla. A 0 per i KS, prima mappa. Intanto io sto cercando di aspettare, sto aspettando che ritorni Razzo, che però non ce la Certo, fa. dai, finisce la prima mappa perché nessuno dei due può perdere tempo per invitarmi, Intanto i giustamente. KS stanno dominando questi primi round su Ingorgo. E anche pesantemente, ragazzi. Godmon sta facendo bruttissimo. Una tripla per Godmon, ragazzi. Ai, ragazzi. Che arata sto colpo. 3-0 per i KS. Godmod è in formissima stasera, ragazzi. Io continuo a seguire Godmod, ragazzi, che sta facendo lui la partita in realtà. Questa volta parte quarto. Intanto si sono divisi perfettamente.
Sentinel e pochi Leo allo sniper. Attenzione. Godmode cade, Godmode cade. Vantaggio 4-2 per gli Stay. Credo che questo sia un round vinto per gli Stay, se non fanno cazzate, visto che sono a vantaggio di Boomshot 3 contro 1. Bravo Avok che si risparmia il colpo di boom, sicuro. E infatti 3-1. 3-1, si portano di un round avanti gli Stay. Sto provando a guardare su Twitch, ma sono molto indietro rispetto sì. Ma intanto dammi due commenti su quello che vedi. KS stanno dominando pesante, turno, sembrano avere una marcia in più. Soprattutto Massimo, come hai detto te, in forma. Formissima, la tripla di prima è stata spettacolare. Guarda, mamma mia che giocata, ragazzi, che giocata di Godmode. E Brutto gliene ruba una. Fantastica. Ultima uccisione di pochi Leo, ma è arrivata anche la boomshottata di Brut. Quindi prima mappa vinta 4-1 per i KS. 4-1 giusto? Per i KS, prima mappa, ragazzi, finisce così. Gli Stray devono darsi da fare se vogliono competere con loro. Beh, speriamo che la prima mappa non gli abbia tolto la voglia. Non bisogna perdere la voglia, no, bisogna continuare. E non demoralizzarsi, perché puoi vincere anche, puoi andare sotto 2-0 e puoi vincere 3-2 di map, cioè finché non è finita. Allora, guarda che ti staranno reinvitando. Non è finita. Adesso non so se devono cambiare host. Devono cambiare host, sì. Esattamente. Vai Razzo, tu hai visto la partita, voglio i tuoi commenti. Qua vogliono i commenti all'americana, mi dicono, però è difficile, cacchio, io è la prima partita che casto, quindi è... Io neanche la prima, visto che sono crashato, cazzo. Adesso vediamo se riesco a vedermi la seconda mappa. Istanza su un'istanza, però stanno quittando perché cambiano host. Sì, cambiano host, fanno una mappa a testa, fanno. Sì, mi hanno invitato. Ti devo invitare, Chicco? Per forza. Un attimo, ragazzi, che vado in schermo verde. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Ragazzi, la prima partita è finita 4-1 per i KS, ragazzi. Direi anche dominata dai KS la prima volta. Dominata, sì. Hanno avuto un lancio di orgoglio, uno slancio di orgoglio, gli Stay vincendo un round, ma ormai era segnata, si sono serrati, i KS li hanno massacrati anche nell'ultimo round. Vediamo che mappa c'è adesso. Palazzo, questa è veramente una bella mappa. Dovrebbe essere anche un po' più lunghina di... Oddio, no, di verità questa è una tra le mappe più corte. Sì, il time to kill è più basso su questa rispetto a Ingorgo. Sì, perché diciamo che si svolge tutto all'esterno della casa, nei pressi del boomshot, lì è il primo che taglia e fa la kill. Allora, qua mi dicono 4-2 per gli Stay su Palazzo. Dici che è plausibile? Questa è una mappa, non dico random, però dove gli scontri di pompa possono fare la differenza e può succedere davvero di tutto in questa mappa. Qua fare un pronostico è difficile perché veramente è molto... Non,
Non mi piace usare il termine random, però veramente può succedere di tutto. Forse la mappa più frenetica che esista in tutto il ciclomappe. Ma dai, io qua sono. Mi fido delle tue parole, anche perché io purtroppo Gears lo gioco sì, ma molto for fun. White Tides pronostica un 4-0 per il KS secco. Attenzione, è crashato brutto, penso. Comunque è uscito. Ciao Mattia! Effettivamente devo ammettere che è difficile fare il caster, è molto difficile seguirli. Anche perché sono serratissime le partite. Cioè, o Sì, parli mi confermano veloce. dalla regia che Brute è crashato. Un attimo Ok. di attesa. Continuo a ricevere minacce io dai giocatori. Cioè. Avesse sotto una bella musichetta questo beniamato Gears of War nelle sale d'attesa, saremmo tutti più contenti. C'è, ma è molto bassa ed è veramente Dun, oscena. Quasi dun, dun. angosciante. Scommetto 5 € da casa che sarà 4-2 per gli stake con un crash di uno dei giocatori dei KS. Non ho capito, con un. E Con un crash di uno dei KS, un 4-2 per gli stake. per fare un nome a caso, pochi idee, ho visto che ha problemi di connessione in questo periodo. Ah, boh. Mi piace vincere facile. Giamboni, noi ci proviamo. È la prima volta che lo facciamo, quindi abbiate un po' di pazienza. Adesso dovrebbe tornare Brute a momenti e possiamo partire con la seconda mappa. Eccolo qua. È iniziata. Non è vero, scherzavo. Sì, è È iniziata. iniziata, è iniziata. E andiamo con la seconda mappa, ragazzi. Palazzo. Detto, palazzo, mappa molto veloce, si decide in poco Vediamo tempo. se non crashi di nuovo e mi lasci da solo. E io poi rimango, Ma vado in guarda, è il panico. gioco che è buggato. Spesso quando accendi la prima partita della giornata, almeno perlomeno a me che ho una linea vergognosa, mi butta sempre fuori, non ci avevo pensato. Infatti adesso ci sono. Ci sei? Sì. Ok, stiamo sugli stay, a sto colpo. Lascio a Va te bene. il commento. Va bene, va bene, va bene. Adesso. Molto, molto bello vedere qua come giocano i diversi team. Perché a volte può succedere che qualcuno decida di andare dentro in casa e quindi di passare dalle granate o se andare tutti e quattro fuori, rushare, tagliare al boom. Quindi io direi che. Ci sono tante tattiche in questa Ok. mappa e tutte richiedono molta coordinazione e velocità. Io adesso sto guardando Sensation. Mi Anch'io sono su di lui. sembra che vadano tutti e quattro fuori. Sì, fumogeno mid, pushano subito, rushano al boom. Tagliano dentro, liberano il boom e pushano, esatto. Hanno la zona. Granate sprecate da parte dei KS. Linus porta a casa una kill, però muore col boomshot. E Auk è abbattuto, due abbattuti, Sensation è da solo. Decide di pushare. E Sentinel lo fa, Ai niente. ai ai ai. Primo turno ancora per i KS. Brute si sicura la kill. 1-0. E i KS si portano subito in vantaggio, ragazzi. Peccato, erano in vantaggio di Avevano stake, cominciato bene, sì, il turno però l'avevano se cominciato la sono belli, buttata. belli gasati, belli, belli È stata una giocata decisi, male, hanno ma. Io sprecato il boom. adesso Guardando sono. Sentinel adesso, che dovrebbe andare alle bombe lui. Sì, sto seguendo anch'io Sentinel. No, anche lui centrale. Gli stay sempre aggressivi, prendono boomshot. Vediamo se riusciranno a fare qualcosa. Come prima, una kill Uguale a da prima, sì. suicidio. Brute si fa un'altra kill.
E ancora un 3 versus 1 per... Ma hanno anche il Boomshot, quindi Dimos, a meno che non faccia una magia, la vedo molto complicata per lui. Ulala! 3 contro 1 in partite come queste, basta che te la giochi bene di Lancer, ti allarghi, chiudi l'avversario, c'è poco che poteva fare. Sta giocando bene i KS. Ragazzi. Peccato perché gli lasciano il boomshot, mossa azzardata e riescono a portare la stessa casa a turno. Sono tornato su Sensation, ma mi Adesso porto. c'è pochi Leo che passa dalla casa dentro, e le bombe. Ne ha uno sopra, quindi sono tre fuori. Hanno di nuovo il boomshot. Vediamo se questo turno riusciranno a non sprecarlo. Granate sprecate da parte dei KS. Nessuna kill. 3 contro Sono 3, su un colpo Sintich che andato. ha il boom. Sì, questo turno dovremmo portare a casa gli stay. Ah, io non l'ho Sì. visto. 3 contro 1, Sentinel E ripiega le questa è. spawn, non può fare niente. Direi Boomshot è che finito però, a meno che non faccia una magia, è un 2 a sarà 1 dura anche per per lui. Molto forte gli Sentinel stay. di pompa, vediamo cosa riuscirà a fare. Sbaglio o qua fossi negli stay dovrei incrociare di Lancer con lui. Esatto, sì. Il problema è che sono due indietro e uno è dentro in casa da loro, eccolo qua che lo sta aspettando, Sentinel è chiuso, c'è poco che può fare, ha battuto. Bravi gli stay. Primo turno che prendono boomshot, non lo sprecano, infatti vincono. Bravi, bravi, bravi. Direi che comunque sia, i KS devono comunque mettercelo l'impegno, per portarsela a casa. Sì, nessuno ti regala niente in questo gioco. 4 fuori da parte degli stay. KS 3 fuori, uno dentro, con pochi dopo che fa il giro. Hanno le bombe, boomshot come al solito per gli stay. Se non lo sprecano. Bombe finite, un colpo andato, nessuna kill. Brute scappa dentro, probabilmente prenderà il cecchino. Boomshot finito, Sentinel è morto. Questo turno si prevede per gli stay di nuovo. Due Ai ai bombe. ai ai, che sensation provoca! Bella giocata di sensation, Sta ma girando Bruzza la l'ha scarpa, portato stanno via. girando molto Sì. meglio gli stay. Assolutamente, bella, grandi, grandi. Diciamo che sta finale sta prendendo più Infatti, corpo, eh. prevedo che adesso i KS non gli regalino più il boomshot perché si sta andando su due pari. È una mossa azzardata, ma chi non sta pagando. Provo a vedere cosa cambiano i KS. Intanto Brutto è entrato. Sì, ma va Però fuori passa per senza andare andare al subito alle cecchino. nade. Gli stay adesso, visto, non hanno il boomshot, non possono prendere il boomshot e si combatte dentro al boomshot. Prima kill di Sensation, ottima doppia di Godwin, Mamma complimenti. mia. Questo turno sarà per i KS, esatto. Complimenti a Godwin. Come ti avevo detto, te la devi giocare gli albumshot in questa mappa. È un azzardo regalarlo agli avversari. E anche questo turno andranno di nuovo 4 fuori sicuramente. Allora, io rimango sugli stay e voglio vedere come se la cavano. Dovresti guardare Sintiz, che è lui che va dentro Sto andando da lui, albumshot. infatti, sono da Sintetix, infatti. Vedi, non glielo Non lasciano il glielo boomshot, lasciano dovrebbe prendere, non glielo lasciano incrociare. prendere. Ottima giocata di Sentinel, hanno il boomshot di KS. E Due non lo con buttano via. un colpo di boomshot. Attenzione, Due il boomshot è finito, contro uno, uno contro due di attenzione. Havoc, vediamo cosa può fare. Ah! Complimenti KS, 2-0. Grande, 2-0. Quindi Sono ragazzi, stati un po' sfortunati siamo quest'ultimo già turno. a mappa match point, Sono stati sfortunati gli stay l'ultimo turno. però dai, è stata una partita, io l'ho vista più È stata, sì, giocata è stata più rispetto. combattuta, ma quando i KS hanno visto che dovevano giocarsi al boomshot, sono andati lì 3 Intanto turni io di salgo di fila. un Giusto livello, giusto per. così. Complimenti a Godmode. Grande partite. Ultimamente Godmode questa sera è in formissima, eh? È veramente in formissima. Anche su Ingorgo tu
L'hai vista in Purtroppo l'ho differita, vista e non l'ho ma vista in gol, Godmod me la sono un po' effettivamente persa. questa sera sta facendo i numeri. Terza mappa, valida per il match point, qual è? Allora, la terza mappa, se non mi sbaglio, è War Machine. Questa è una bella mappa. Bella tecnica, War Machine. Sì, questa qui si gioca classica, uno alle bombe, uno alle macchinette, uno un passerello, uno al cecchino, quindi qua serve la giocata del singolo per sbloccare il turno in questa mappa, quindi è una delle mappe più lente. Sarebbe stato, a me sarebbe piaciuto, io spero, anzi, in realtà, che qua vincano gli stay e si arrivi a Torre. Io spero si arrivi a Torre è Torre. una grande, Torre è Torre è una una delle delle mappe mappe più più tattiche belle, del gioco, è esatto. veramente stupenda da vedere. Torre sarei molto contento di vederla. Sì. Intanto abbiamo un intruso in stanza, Raptor. Infatti Lui che... è uno che gioca tanto, se vai a vedere c'ha più di 600 Madonna. ore. Lui è un bel nerd. Qua ragazzi, qua tutti votano KS40 secco su War Machine. Effettivamente, essendo una delle old maps di Gears e una di quelle più giocate anche in passato, si potrebbe auspicare che se vogliono schiacciarli gliela danno sonora. Io però ragazzi spero negli stay almeno che si portino a casa una mappa. Ripeto, trincea, mappa classica, molto lenta, serve la giocata. Spesso serve la giocata di quello che è le macchinette o le bombe. Quindi non guardare Godmode, che se lo dico già, se ne va al cecchino e se ne sta lì fermo. Eh sì, gioca a speculare a me, quindi sono abituato a guardarmelo per 5 minuti di fila ogni volta. Ci siamo lì che ci guardiamo in faccia e non facciamo nulla. Beh, qua oltretutto abbiamo granate, arco e cecchino, quindi Sì, chi più ne ha più ne metta. e c'è anche la troica che non è da È sottovalutare, vero, la troica non la calcola tante mai persone nessuno, ignorano, è ma vero. Poi soprattutto pensi che in una partita del genere la troica non venga utilizzata, dici, la troica viene utilizzata da quello che non conosce la mappa, che non conosce Gears, ci va sopra, ci si attacca e muore di headshot dal cecchino. Però a un livello del invece qua il genere... fumogeno giusto lanciato bene all'arco ti permette di salire senza essere visto e puoi sbloccare il turno proprio con la troica. Anche Allora... questa, mossa azzardata, ma spesso può essere vincente. Tu dimmi quando ti arriva l'invito, che arrivo Ah sì, anch'io. c'hai ragione, io sono già dentro, mi sono Bravo, dimenticato. vai, spara l'invito. Perdonami. Intanto ragazzi ricordo a tutti quelli che si sono collegati, per chi non l'avesse ancora fatto, di mettere un follow al canale di MGT, mi raccomando, che sta tornando più attivo che mai ragazzi, quindi ho capito che sei tu Massive Raptor. Guarda, ciao Ti posso Raptor! invitare? Aspetta un attimo. Saluta tutti Raptor, di ciao! Non l'ha detto. Chicco, non mi manda l'invito. Ok, adesso è arrivato, Ok. perfetto. Ti è arrivato? Qua c'è da seguire, ti ripeto, chi va centrale. Da vedere lo scontro di alle macchinette. Allora, buono, ci siamo tutti. Qua vedo che la tua schiera dei fan aumenta. Sta ricevendo sempre più insulti. Sì. Allora, io per sicurezza disattivo tutti. E siamo sull'ultima mappa se se la portano a casa i KS, ragazzi. Siamo già a match point, anzi a match map. E si comincia, ragazzi. Vediamo se gli stay riescono a ribaltare la situazione o almeno a portarsi a casa una mappa o i KS decretano la fine di questa finale. Primo match point. Ufficiale.
Tanto poi sentiremo anche dai vincitori che multigaming sceglieranno. Io personalmente non le conosco, quindi a meno che non si siano informati precedentemente, sarà una bella scelta. Liquid e Rewind sono. Sì, non mi so, ma dico, personalmente non ho mai avuto nulla a che fare con queste due multigaming. Io direi Ci che siamo. ricominciamo ancora dagli stay, visto che sono sotto, partiamo a vedere come si comportano loro, andiamo sui Sì, cerca di KS. aspettare quello che va verso l'arco, preferibilmente quello che prende le bombe, che non ho idea di chi sia di loro. Adesso cercherò di darti una mano. Che è lì dove avviene il bello, è lui che dovrà cercare di sbloccare la partita. Ed è forse Avok, Linus no, Avok no, Sensation, eccolo lui. E il fumogeno all'arco e subito sopra le bombe, alla Troica, come Alla ti troica, alla dicevo. troica sensation. Attualmente nessuno l'ha visto. E da qua potrebbe tentare di sbloccare il turno con le granate in passerella. Forse si assicura una kill. Brutto l'ha fregato però. Ha fatto Sensation è il giro. morto male. E Brutto infatti è alla troica. Linus ha il cecchino, però è bloccato lì, non si può muovere adesso. Riesce ad andarsene, sempre 4 contro 3, i KPS hanno l'arco. Non l'ha tirato giù, Avok. Non capisco i movimenti di Sintin, se si è andato a chiudere, infatti ecco, se ne sta andando. No, è bloccato lì al cecchino. E adesso morirà con l'arco, probabilmente. Se non si leva da lì. Infatti se n'è andato. Come ti dicevo, mappa molto stabile, lenta. Ecco, cecchinata di Linus, Bella, ottimo, 3 contro bella. 3. E adesso in questi casi è meglio avere il cecchino che l'arco, a mio avviso. Vedo i KS Non capisco molto. Potideo che carica a testa bassa. Turno regalato qua. Grave errore. Però Brute porta a casa una kill. Stati fortunati i KS qua. Io Anche se li ho Linus visti avrà molto dovuto serrati chiudere il all'inizio, poi cecchino si per sono venire a buttati, aiuto. si sono E troppo buttati e hanno perso e infatti. hanno regalato due kill. Vediamo adesso la cosa più logica da fare per i KS è aspettare le granate, chiudere Linus. Attenzione! Attenzione! uno contro uno di Finalmente un Linus, 1 contro contro 1, 10 ragazzi. È il primo Sintin, contro 1 di ferito questa adesso finale, dovrebbe ragazzi. caricare, no? Non lo fa. Sente la pressione. Brutta mossa, secondo me. Ah, dovrebbe, esatto. Qua le bombe sono fondamentali. Ha la possibilità di prenderle adesso Linus dalla parte a favore. Anche se il cecchino dovrebbe spawnare tra pochi secondi, quindi sempre Io sto cercando di non girare è tutti e due i abituale giocatori e prenderle, vedere però cosa fanno. Adesso sto un po' su Linus e sto un po' su Sentinel. potrebbe. Penso che nel momento in cui Linus prenda le bombe, Sentinel vada a prendere il cecchino. No, nessuno dei due sembra voglia fare qualcosa. 1 minuto e 10 secondi alla fine del turno. Alla fine Sentinel di pushare non gli viene in tasca nulla, quindi il pareggio gli va più che bene. Infatti, in realtà è Linus che dovrebbe essere Esatto, fossi Linus io un avrei po' già più preso le deciso bombe e mi avrei visto la loro provato ad aiutarlo, ma situazione. a quanto pare il pareggio va bene anche a lui. Sì, effettivamente entrambi, se Sentinel non ha niente da perdere, al contrario, invece Linus a perdere un turno rischierebbe molto di più di Sentinel, quindi. Esatto, però c'è qualcosa che potrebbe fare, ma si accontenta del pareggio, anche Linus. Alla fine è stato fortunato, 2 contro 1, ne ha fatto uno, quindi può essere Attenzione che soddisfatto. il conteggio dei 30 secondi non faccia saltare a qualcuno dei due qualcosa in testa. No, No, ma no, nessuno no, farebbe non nulla. ci provano, non ci provano, Già è ragazzi. troppo tardi ormai. Linus avrebbe dovuto prendere le bombe e provare a fare qualcosa, perlomeno. Ma si è rifiutato. Primo turno pari, come ti dicevo. Attenzione L'hanno che. giocato male i KS, hanno fatto 2 errori. Niente, pareggio ragazzi. Primo Sì. round.